Buon pomeriggio, cari amici e amiche soprattutto. Allora, Gomasio, ne parlo spesso. Oggi vi faccio il video e vi faccio vedere come si fa il Gomasio. Dunque, padella antiaderente, sesamo bio, sale grosso marino, quello bello umido, e suribachi o suribaci. A me piace di più suribaci perché ha dentro i baci. Però magari si dice suribachi. Comunque è una ciotola tipica giapponese, la trovate in tutti i negozi bio attrezzati. Allora, le porzioni del gomasio sono 1 di sale, quindi un cucchiaio di sale, a 8 o 12 cucchiai di sesamo. 8 se lo volete più yang. Chi conosce la macrobiotica sa cosa intendo, e 12 chi lo vuole più yin. La ricetta è presa dal mitico libro Il cucchiaio di legno, che è quello che la mia mamma usava quando ero bambina ed era l'unico, il primissimo italiano che era uscito nei tempi della macrobiotica, quella degli anni 80. Bene, adesso vi lascio un attimo. E vado a prendere il cucchiaio e preparo le porzioni e poi dopo mi ricollego con voi. Rieccomi, come vedete, un cucchiaio di sale marino grosso, di quello del tipo un po' bagnato, ancora umido, sul fuoco, fuoco basso, e vedete che tra poco vedrete che si asciuga, diventerà un po' bianco. Quando si asciuga del tutto, lo andiamo a mettere nel suribachi e poi lo farò diventare polvere. Qui vedete che ho già preparato gli 8, i 10, scusate, cucchiai di sesamo, quindi l'ho voluto fare non yin e non yang. Come vi ricordate, erano 8 o 12, io ne faccio 10. Ok, adesso aspettiamo che il sale asciughi e poi ci ricolleghiamo quando lo metto nel suribachi. Rieccoci. Allora, il sale è pronto, lo mettiamo nel suribachi. Nel frattempo faccio andare i semi di sesamo. Quindi molto semplice, non si aggiunge nulla, assolutamente nessun tipo di olio, non si lasciano così. Si può usare un coperchio, quando iniziano a gonfiarsi e scoppiettare, vuol dire che sono pronti, che sono tostati. Non devono essere troppo scuri, io l'altra volta li ho bruciati, quindi è una questione di pochi istanti, state attenti, non distraetevi, perché altrimenti vanificate tutto il lavoro. Adesso vi faccio un bello smiley, così. Questo è il nostro gomma. Nel frattempo, mentre il sesamo si prepara e si tosta e si gonfia, io mi metterò al lavoro a far diventare polvere questo sale. Con praticamente lo giro ovviamente con più di forza, tenendo in mano il mortaio. Adesso metto giù la telecamera e poi vedrete com'è il risultato. Eccoci, vedete che il sale è diventato molto fino e voi direte: ma perché non usare direttamente il sale fino? Allora, il sale fino toglierebbe questo momento di polverizzare con l'energia nostra il sale, quindi questo sale ha accolto la mia energia nel polverizzarlo. Chi dovesse essere di fretta e non aver tempo di polverizzare il sale da grosso a fine, può anche usare il sale fino direttamente. Avrà un gomasio un po' più frettoloso. Eccoci, il sesamo lo vedete che è più brunito, lo mettiamo dentro al suribachi e magari un po' meno fuori. Se voi siete più bravi che non avete la telecamera in mano è meglio. Adesso, sempre col suribachi, si gira e sentite lo scoppiettio. Sono come le bolle di certi imballaggi. Qua scoppietta, si fa così,
si gira molto bene, ogni volta si sgigotta un po' e si unisce al sale. Adesso mi metto dietro a farlo e poi vi faccio vedere il risultato. Ecco qui il risultato finale del gomasio. Non sentite il profumo, mi dispiace perché è un profumo fantastico, in casa è un piacere averlo. Il sesamo tostato è molto buono e a questo punto lo metto in un barattolo di vetro e ho il gomasio per la settimana. Allora, il gomasio dura circa una settimana, quello fresco, e affinché mantenga le sue proprietà è meglio consumarlo nella settimana e rifarlo magari ogni sabato o ogni domenica. È anche qualcosa che è bello farlo insieme ai bambini, perché gli si dà su ribachi e loro mescolano, ci mettono un po' più di tempo, ma è divertente. Io lo facevo da bambina e come vedete mi diverto ancora oggi a farlo. Ci si mette pochissimo, io sono qua forse da un quarto d'ora, giusto perché con la telecamera ci metto di più, ma è veloce, efficace ed è molto molto più buono di quello nel barattolo. Vi auguro un buon sabato sera e spero che questo video vi sia utile. Ciao!